Buoni spesa al 50% dei richiedenti a Pagani, 70 euro a persona per le famiglie aventi diritto e che potranno essere spesi mostrando un codice QR code dal telefonino o inviato via email dall'azienda consortile agrosolidale che sta gestendo questa fase di emergenza economico-sociale dovuta al Covid-19. La dimostrazione della vicinanza alle persone che hanno perso tutto, lavoro, entrate economiche per vivere, speranza nel futuro. È questa la mission dell'azienda consortile. Noi diciamo, abbiamo fatto in questa settimana, penso, un lavoro cercando di andare nella direzione degli indirizzi del governo. Cerchiamo di fare presto, cerchiamo di sostenere le persone che hanno necessità di essere sostenuti. Ci siamo coordinati con le associazioni del territorio, insomma. Certo. Abbiamo supportato i comuni nelle fasi istruttorie e stiamo tuttora lavorando alle istruttorie delle domande, sia per quanto riguarda i buoni spesa, sia per quanto riguarda i sussidi alimentari. Tuttora stiamo distribuendo sussidi alimentari a chi ce lo chiede, a chi ne ha necessità, alle segnalazioni che ci arrivano. Lo facciamo attraverso le associazioni del territorio, che devo dire a partire dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, da altre associazioni, insomma, ci stiamo coordinando. Penso che questo è un fatto positivo, insomma, il fatto che ci stiamo coordinando, cerchiamo di integrarci, di non sovrapporci, però penso che in questa settimana abbiamo distribuito sicuramente più di 400 pacchi di sussidi alimentari solo a Pagani. Senta. Sarno saremo intorno ai 400 e qualcosa in più pure a Sarno, tra San Valentino e San Marzano, sicuramente siamo oltre, abbondantemente oltre i 1000 sussidi alimentari, per sicuramente famiglie che in parte avevamo già in carico nei nostri elenchi, in parte si sono aggiunti a causa di una situazione che comunque si sta prolungando e che chiaramente crea problemi. C'è la possibilità da qui alla settimana dopo Pasqua di avere un incontro tra le varie associazioni benefiche che operano sul territorio per coordinare e fare uno screening, creare un database per avere ed evitare che si dia tanto a pochi e poco a tanti. Io penso che questa è una cosa che bisogna fare anche perché sono convinto che tutti siamo animati dalle migliori intenzioni e ognuno è anche giusto che abbia una sua identità, abbia una sua riconoscibilità, abbia il suo riconoscimento per il lavoro che fa, però ritengo che la cosa più importante sia di mettere il coordinamento, di mettere in rete, diciamo, anche le banche dati. E innanzitutto noi non avremmo potuto fare il lavoro che stiamo facendo senza l'apporto delle associazioni che con i loro mezzi, con i loro volontari si stanno recando presso le abitazioni delle persone e devo dire con grande spirito di solidarietà.